del TG di Crom TV, la Polizia di Stato sta investendo contro il fenomeno delle truffe agli anziani, impegno che si è concretizzato in una campagna dal titolo Non siete soli, hashtag chiamateci sempre. Sono purtroppo sempre di più gli episodi in cui over 65 vengono avvicinati e raggirati. A livello nazionale il dato è impressionante, ma anche a Cremona, come ci spiega questo servizio. È un impegno costante e crescente quello che la Polizia di Stato sta investendo contro il fenomeno delle truffe agli anziani, impegno che si è concretizzato in una campagna dal titolo Non siete soli, hashtag chiamateci sempre. Le immagini dello spot sono quelle che vi stiamo mostrando e vi vengono inscenate le truffe più ricorrenti. L'obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini ad essere cauti quando, per esempio, alla porta si presenta uno sconosciuto. Sono purtroppo sempre di più gli episodi in cui over 65 vengono avvicinati e raggirati a livello nazionale. Il dato è impressionante, con un più 19% nel primo semestre del 2016 rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente. Un dato che, più contenuto, si registra anche a Cremona, dove l'aumento delle truffe è dell'8%, sempre riferito ai primi 6 mesi dell'anno. Il lavoro costante della polizia sta dando i suoi frutti, ma l'appello ai cremonesi resta quello dello spot. Non esitate a chiamare la polizia, non siete soli. È stato inaugurato ieri il nuovo anno accademico dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Claudio Monteverdi di Cremona, istituto da cui sono già uscite giovani eccellenze, subito impostesi per il loro virtuosismo. Intanto il Comune ha espresso sostegno al direttore. Sentiamo perché nel servizio di Mauro Faverzani. I virtuosismi musicali degli alunni hanno permesso di inaugurare ieri nel migliore dei modi l'anno accademico presso la sede dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Claudio Monteverdi di Cremona, alla presenza del sindaco Gianluca Galimberti e del direttore, il professor Andrea Cigni. In quanto conservatorio, molte sono le attività svolte dall'ente, anche preaccademiche, il che ormai consente di riunire in tutto circa 350 giovani. Dunque, Cremona è un piccolo grande conservatorio, come diciamo. Adesso dico piccolo per le dimensioni del conservatorio, perché è uno tra i più giovani in Italia, ma è un grande conservatorio perché la qualità dei docenti, il livello degli studenti che vengono preparati dai nostri docenti e che escono poi si affacciano al mondo della professione di musicista e di artista, ovviamente è molto elevata. Abbiamo diverse scuole: canto, organo, violino, violoncello, viola, pianoforte. Abbiamo anche da quest'anno l'attivazione del primo livello, quindi una laurea in contrabbasso. Speriamo presto di avere anche il biennio in contrabbasso. Vi sono alunni che una volta usciti abbiano raggiunto l'eccellenza e siano riusciti a farsi un nome? Ricordo così alcuni nomi, insomma Anastasia Petrishak, Lena Yokoyama, ma anche dei cantanti che ovviamente iniziano la loro carriera, come Lucia Cortese, che si sta affacciando adesso al mondo del canto barocco. D'altro canto, oggi occorre confrontarsi col mercato. Che sbocchi offre l'istituto? Beh, allora, il mercato del professionismo per quanto riguarda gli artisti sicuramente fa riferimento a quello che è un po' una concorrenza, nel senso che il talento gioca molto in questo ambito. Ma occorre anche una fortuna per quello che può essere magari il momento migliore, essere all'audizione migliore nel momento più giusto. Sempre in merito all'Istituto Monteverdi, con una nota già presentata al Consiglio d'amministrazione dell'ente, sindaco e presidente della Fondazione Stauffer, Paolo Salvelli, hanno biasimato le esternazioni fatte dal presidente della scuola, Stefano Allegri, nei giorni scorsi circa orari e funzioni del direttore, assolutamente in regola, a loro giudizio, col mandato ricevuto. Sì, noi ribadiamo il sostegno al lavoro e alla persona del dottor Cini, come che ha saputo dare slancio all'istituto insieme al Comune, ma anche insieme al Presidente. Riteniamo che le polemiche, per carità, ci possono stare, ma devono essere volte solamente al benessere dell'istituto. L'importante è che si possa presto giungere non solo a un chiarimento, bensì anche ad una ritrovata concordia per il bene dell'Istituto Monteverdi e dei suoi studenti. Torna alla Fiera di Cade Somenzi la manifestazione Italian Raining Futurity and Country Christmas, che prenderà il via domani per proseguire fino a domenica. Un autentico tuffo nel Far West. Vediamo.
Lucidate gli speroni, infilate i vostri stivali e indossate il vostro cappello da cowboy. Torna infatti alla fiera di Cade Somenzi la manifestazione Running Futurity e Country Christmas, che prenderà il via domani per proseguire fino a domenica. Un grande evento dedicato al western con un ampio programma e prove dall'elevato valore tecnico e spettacolare. Ma ci sarà anche tanto spazio per chi l'atmosfera da far west la vorrà vivere da spettatore, con musica, concerti e balli country. Numeri importanti quelli registrati nell'edizione 2015, che hanno segnato un record assoluto per questo tipo di evento, con un afflusso di visitatori che ha superato le 30.000 unità. Per questa edizione sono attesi 620 binomi provenienti da 13 nazioni, 160 gli espositori, e per la parte musicale di Country Christmas presenti 100 scuole di ballo e 40 DJ, che daranno vita alla più lunga maratona di ballo country mai vista in Italia, 40 ore non stop. Ci sarà anche spazio per un inedito mercatino di Natale, per lo shopping nel padiglione commerciale di Cremona Fiere, per gli appassionati di cavalli o comunque del genere country. Insomma, un appuntamento da non perdere per fare un tuffo nel vecchio Ovest. Siamo alle notizie dall'Italia. Il procuratore aggiunto Maurizio Romanelli e il PM Paola Pirotta hanno chiesto condanne a 9 anni di carcere per Maria Giulia Fatima Sergio, la prima foreign fighter italiana che si troverebbe in Siria da oltre 2 anni a combattere con l'ISIS, per il marito Aldo Cobuzzi e per la cosiddetta maestra indottrinatrice Aik Bushra. Chieste altre 2 condanne a 8 anni e una condanna a 3 anni e 4 mesi per il padre di Fatima, Sergio Sergio. 5 malviventi armati di mitragliette hanno rapinato un carico di sigarette destinato a un bar tabacchi di Caivano, in provincia di Napoli. Il blitz è scattato mentre era in corso il trasferimento delle bionde del monopolio di Stato dal camion al negozio, malgrado la presenza della guardia armata di una ditta privata. I banditi si sono impossessati del carico senza sparare un colpo. Le sigarette sono state caricate su altri 2 mezzi, a bordo dei quali hanno poi fatto perdere le tracce. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri di Caivano. Siamo alle notizie dal mondo. L'impegno degli Stati Uniti nella NATO continuerà, lo ha assicurato il presidente degli Stati Uniti Barack Obama nel suo intervento ad Atene, dopo le preoccupazioni espresse dall'Europa e dall'Alleanza Atlantica per le parole di Donald Trump in campagna elettorale. Denver ha detto sì all'uso della marijuana nei locali pubblici. I cittadini del capoluogo del Colorado hanno votato a favore della cosiddetta Initiative 300, un progetto pilota di 4 anni, il primo nel paese, che permette ai clienti di consumare l'erba nei ristoranti, nei bar e perfino nei centri yoga. La marijuana tuttavia non potrà essere venduta nei locali, potrà essere fumata solo in apposite aree all'esterno di essi, mentre all'interno il suo consumo sarà possibile solo sotto forma solida o di vaping, ovvero una sorta di canna elettronica. Inoltre ciascun locale dovrà assicurarsi l'approvazione del quartiere prima di chiedere l'apposita licenza. Veniamo allo sport. Le 22 squadre del campionato cadetto scenderanno in campo alla vigilia di Natale, il giorno prima di Capodanno. La decisione è stata presa all'unanimità dall'Assemblea della Lega di Serie B riunitasi oggi. Si seguirà quindi il modello inglese e quindi il campionato cadetto non si fermerà per le festività natalizie. Il commissario tecnico della nazionale norvegese Per Mathias Ogmo si è dimesso dall'incarico, l'ho reso noto la Federcalcio del paese scandinavo. Ogmo era alla guida della nazionale da 3 anni, con cui però non ha mai ottenuto risultati di rilievo. Nelle qualificazioni mondiali di Russia 2018 la Norvegia ha ottenuto 3 punti in 4 partite del gruppo C, frutto della vittoria contro San Marino. Sotto la guida di Ogmo la nazionale norvegese ha già mancato la qualificazione mondiale di Brasile 2014 e a Euro 2016. Siamo arrivati a un punto, ha detto oggi l'ormai ex CT, in cui anche i giocatori hanno più peso di me, da qui la decisione di lasciare. Questa per noi era l'ultima notizia, il TG torna come sempre domani alle 20, a me non resta che augurarvi un buon proseguimento di serata. Arrivederci.